abbiamo mai pensato come forza politica che di fronte a una tale iniziativa militare, aggressione militare di Putin, ci dovesse essere l'abbandono a se stessi degli ucraini. La simmetria sul campo era tale che non abbiamo mai pensato di dire agli ucraini: alzate le mani e consegnatevi all'invasore. Fin dall'inizio c'è stato, al di là delle ragioni, qui non interessa per quanto mi riguarda sottolinearle, c'è stato un aggressore e un aggredito. Dopodiché però, attenzione, abbiamo detto subito a Draghi, assolutamente anche agli aiuti militari, ma non può essere questa la strada. Bisogna subito lavorare per impostare un negoziato e portare una via d'uscita. Con la chiarezza che avevamo espresso all'inizio, abbiamo detto: qui ci fermiamo, non abbiamo più approvato invii militari e siamo contro gli invii militari. Io sono tra coloro, pochissimi all'inizio della verità, che fin dal primo momento scelsi di dire no all'invio delle armi in Ucraina. Ricordo bene l'argomento di chi diceva a me: sbagli, le armi servono a costruire l'equilibrio necessario perché la trattativa si apra. Ecco, credo che oggi abbiamo ancora di più il dovere di mettere davanti alla realtà la fine e il cortocircuito di questo racconto. Lo stop della missione Vaticana è una pessima notizia, naturalmente, e ancora una volta tanto l'Ucraina quanto la Russia, che però è la protagonista dell'aggressione, i pesi e le responsabilità non sono uguali, rifiutano una proposta di mediazione, e questa naturalmente è una pessima notizia, ma il punto è che occorre continuare a lavorare in questa direzione, occorre che altri si aggiungano a questa iniziativa, la sostengano, la sostituiscano, la affianchino, e serve che l'Europa collettivamente come soggetto politico entri in campo. Quello che è mancato in questi mesi terribili di guerra è esattamente questo, tentativi isolati, talvolta tentativi lasciati soli, come nel caso del Vaticano, tentativi liquidati, come quello del piano di mediazione cinese, che pure aveva al primo punto l'integrità territoriale, cioè la principale rivendicazione dell'Ucraina, ed è una rivendicazione che sta dentro il diritto internazionale. Il punto è che questo convegno ha un titolo: guerra e pace, ciò che continua a essere lontanissimo dalla scena e dall'orizzonte è la pace. L'unico tentativo forse diplomatico effettivo, quello del cardinal Zuppi, ha avuto chiusure sia dalla parte ucraina, quando appunto ha detto non abbiamo bisogno di mediatori, ieri c'è stata anche la freddezza da parte del Cremlino, un'apertura tra le chiese invece con Kirill allo stesso tempo. Che segnali sono? Sono 16 mesi che c'è una guerra tremenda, quindi non è che una visita improvvisamente può cambiare tutto. La Santa Sede e il Cardinal Zuppi hanno chiarito che lui andava innanzitutto ad ascoltare e a capire se si potevano mettere in campo da subito delle iniziative dal punto di vista umanitario, sia da parte ucraina con la richiesta di un aiuto sulla liberazione dei bambini e sulla liberazione di alcuni prigionieri, sia da parte di questa visita in Russia. Credo che questo tipo di canale sia stato aperto ed è fondamentale, perché la pace va preparata e vanno aperti dei canali, altrimenti non ci si arriva. La diplomazia, anche sotterranea, lenta, prima o poi prevarrà. Non ci sono mediatori, ma non c'è nemmeno una soluzione militare a questo conflitto. Quando ci sono in ballo forze che hanno la bomba atomica, chi dice che c'è una soluzione militare al conflitto russo-ucraino, secondo me, dice una cosa sbagliata. Io non lo so, ciascuno di voi come ha valutato il rischio di uno scatenamento di una guerra civile in Russia? Qui in Italia ho avuto l'impressione che tutti stessero per festeggiare. Le cancellerie che contano, a partire da Washington, secondo me hanno vissuto momenti di grandissima attenzione e preoccupazione. Se qualcuno ha l'obiettivo della sconfitta militare della Russia e della caduta del regime di Putin, dobbiamo anche interrogarci che difficilmente dopo Putin si insedierà un campione di democrazia in un sistema così complesso. Attenzione, che nessuno si permetta di scrivere tra i giornalisti presenti che io sto difendendo Putin, perché sono passato per filo putiniano per molto meno. Non è questo il tema, e qui chi banalizza, permettetemi, ma è veramente un superficiale. Il tema della guerra purtroppo non si risolve con tifo da stadio, con messe al bando di chi non la pensa come te. Stiamo pagando una corsa di anni. In tutto il mondo
il volume globale della spesa militare è aumentato considerevolmente rispetto al passato. Siamo felici che l'Italia abbia chiarito, il governo abbia chiarito che non vorrà lui utilizzarli per la costruzione di munizioni, ma il fatto che a livello europeo saranno tolti dei fondi destinati, diciamo, ai progetti di coesione e sviati sulla fabbricazione di munizioni non ci è sembrata una cosa corretta. La guerra è qui, è presentissima ed è un'escalation che ad ogni step ne produce un altro, è un'escalation che continua. Oggi leggiamo della possibilità dell'invio di missili a lungo raggio da parte degli Stati Uniti in Ucraina. Come si vede, anche il dibattito sulle armi è un dibattito che si è autoalimentato e che ha prodotto escalation su escalation. Ogni giorno sembra più difficile trovare una via d'uscita pacifica, ma ogni giorno è più necessario continuare a cercarla, perché altrimenti resta solo la via delle armi, ma la via delle armi porta solo a nuove escalation e a nuovi lutti. Mi pare che dentro il Partito Democratico ci sia una larga convergenza su una posizione che io rispetto. Penso allo stesso tempo che alcuni punti di vista del mondo pacifista, del mondo che pensa che la politica debba tornare a parlare, debbano avere piena cittadinanza. In questa fase io credo che questa cittadinanza ci sia. Si è votato nel Parlamento, per un anno le armi si invieranno, quindi ormai il tema non è quello dell'invio delle armi. Bisogna implementare il più possibile un'iniziativa di tipo diplomatico. Non può essere delegata la soluzione ad altri attori, alla Cina, agli Stati Uniti. L'Europa dovrebbe recuperare un po' di protagonismo.